Bentornati amici di Army Magazine. La protagonista della prova di questa settimana è la Tanfoglio Stock 3 Pro in calibro 9x19. Prima di continuare con la presentazione, vi ricordo di iscrivervi ai nostri canali social, Facebook, Instagram e YouTube, per non perdere nessuna delle nostre prove future. La Stock 3 Pro funziona sia in singola che in doppia azione, quindi misureremo il peso di sgancio in tutte e due le modalità. Verifichiamo che sia scarica, tolto il caricatore. Non c'è colpo in canna, quindi possiamo procedere. Il peso di sgancio in singola azione è di 893 grammi, mentre in doppia azione il peso di sgancio è di 2392 grammi. Vi ricordo en passant che è ancora in edicola il nostro speciale dedicato alle Striker Crossover a un prezzo di 10 euro. Molto interessante e acquistabile anche sul nostro sito shop.editorialecheck.com. La Tanfoglio Stock 3 Pro differisce dal modello dalla Stock 3 principalmente per l'adozione della canna troncoconica con rigatura semipoligonale, già impiegata sulla Stock 2 che è il top di gamma della produzione Tanfoglio. È un'evoluzione davvero interessante di questo modello perché la pone a un livello superiore a livello di performance e di sportività. Per poter utilizzare questo tipo di canna troncoconica sono state modificate alcune parti all'interno del carrello, nel senso che è stata inserita una boccola per far passare l'asta guidamolla e per poter inserire la canna all'interno del carrello inserendola dalla volata. Nella confezione sono presenti due caricatori metallici da 16 colpi e per il resto sono mantenute le caratteristiche positive della Stock 3. Funzionamento in azione mista, singola e doppia azione, mire sportive, regolabili, tacca di mira in altezza e derivazione, mentre il mirino dispone di un tratto di fibra ottica rosso, leve della sicura maggiorate, presenti su entrambi i lati, così come maggiorato è il pulsante di sgancio del caricatore. L'impugnatura è quella classica Tanfoglio, con questa rientranza che aiuta molto la presa, una presa alta e quindi un maggior controllo della pistola. Infine abbiamo questi intagli di presa, sia anteriori che posteriori, che sono presi da quelli della Stock 1, quindi molto grippanti e dal design davvero esteticamente riuscito. La Tanfoglio Stock 3 Pro è proposta al pubblico da TFC, che si occupa della distribuzione dei prodotti dell'azienda italiana, a un prezzo di 2.099 euro. Sparato 5 cartucce per verificare la velocità media che è di 349 metri al secondo. Abbiamo provato questa Stock 3 Pro, che è la sorella maggiore della Stock 2, che peraltro io uso anche in gara. Le Tanfoglio secondo me sono delle ottime pistole, le conosco bene e trovo che questa, a differenza delle precedenti, sia molto più stabile in quanto alla volata rimane più pesante, quindi ha meno rilevamento, impenna meno.
Di ritorno dal campo di tiro, veniamo ora alla pagella di Army Magazine, partendo dalla prima voce, ergonomia, dove questa pistola merita 5 punti su 5, perché l'impugnatura è quella classica tanfoglio, estremamente efficace dal punto di vista sportivo e agonistico, e aiuta nel controllo dell'arma, garantisce una presa alta, quindi sempre un perfetto controllo durante l'azione di sparo. Alla voce precisione abbiamo anche qui direi 5 punti su 5, perché si è rivelata davvero molto precisa sia nel tiro mirato sia quello in movimento. È davvero una pistola sportiva estremamente efficace. Da ultimo il rapporto qualità-prezzo, dove diamo 4 punti su 5. Costa 2.099 euro in armeria, quindi leggermente superiore rispetto alla concorrente diretta che è la CZ Shadow. Però la qualità costruttiva c'è, l'efficacia sul campo di tiro altrettanto, quindi se volete gareggiare e riuscire a distinguervi, questa è la pistola che fa per voi. In conclusione, il voto complessivo è, diciamo, poco meno di 5 su 5. La versione Pro della Stock 3 direi che è la versione matura di un modello già di successo di Tanfoglio. Ha il plus di essere già in calibro 9x19, mentre altri modelli, per avere il calibro 9x19 su altri modelli, soprattutto di marche estere, bisogna aspettare un po'. Questo è già disponibile in armeria. Il prezzo è un tantino superiore a quello che è la media di mercato, ma la qualità c'è tutta. E quindi possiamo dire che Tanfoglio anche questa volta è andato incontro ai tiratori sportivi. In conclusione, le nostre solite raccomandazioni: non esistono armi scariche, proteggere sempre orecchi e occhi e dito lontano dal grilletto finché non avete intenzione di sparare.